Massimo Bello, sindaco di Ostravetere, esponente del PDL a livello provinciale e regionale. La sentiamo parlare di sconfitta, è così a Senigallia rispetto alle Marche, rispetto a quando è accaduto nelle Marche, dove il PDL si è classificato al primo posto come preferenze? Beh, credo che non sia e non ci sia nulla di male dire che a Senigallia il centrodestra ha perso le elezioni comunali. È un dato di fatto, ormai gli scrutini sono stati fatti, Mangiarardi è il sindaco di Senigallia, quindi auguro a lui e al suo staff naturalmente un buon lavoro. Il PDL è il secondo partito della città, nelle Marche siamo il primo partito, ma questo non può essere certo una giustificazione. Abbiamo perso le elezioni per una serie di ragioni che adesso vanno messe sul tavolo e vanno naturalmente analizzate con molta serenità, con molta puntualità e soprattutto va detto che in questa competizione elettorale qualcosa non è andata bene. Quindi quando si perde occorre dirlo con molta serenità e con molta tranquillità anche nei confronti di tutti, perché oggi il dato elettorale deve far riflettere il PDL a Senigallia, un PDL che da domani mattina deve iniziare non a leccarsi le ferite, ma deve iniziare a ragionare con puntualità su quella che è la strategia da adottare per i prossimi 5 anni. Una ricetta lei ce l'ha in 30 secondi? Una ricetta è difficile perché non abbiamo un'enciclopedia della cucina, possiamo soltanto dire che qui occorre rimboccarsi le maniche, non ricostruire, ma raddrizzare quella che è una strategia che in campo nazionale in molti territori dà la vittoria al PDL. Qui a Senigallia bisogna avere più coraggio, bisogna avere più originalità e soprattutto avere la forza non di contrastare ma di confrontarsi. Grazie.